Mister Derlatti, un Sansevero che ha giocato la sua partita. Nel primo tempo ha avuto anche l'occasione di sbloccarla col calcio di rigore, anzi, prima del calcio di rigore anche una doppia occasione con Falconieri. Forse, come si diceva sulle tribune, è stato anche il fattore fortuna che un po' vi ha condannati oggi. Un Sansevero che comunque, come si stava dicendo, può comunque, se gioca come oggi, può ambire alla salvezza tranquilla, no? Diciamo che il problema è proprio questo di fondo, che la mia squadra. Io ancora una volta li ringrazio perché, sono sincero, se c'era oggi una squadra che doveva vincere era il Sansevero e non la Nocerina, perché sullo 0-0 tu crei due occasioni clamorose, tu per tu col portiere e non la metti dentro, in più il rigore, e poi prendi anche due altri pali sullo 0-0, vuol dire un periodo che continua a girarci storto. È il sesto palo nelle ultime 5 partite, e l'avevo sperato che cambiasse, però ancora continua a girare così storto. Poi un episodio ci ha castigato. Il calcio è fatto di episodi, come ben sapete. Ecco, vedendo un po' la distinta, abbiamo anche notato molti giovani tra la panchina, tra il campo, una squadra che crede nel progetto giovani, fondamentale per questo campionato, per le regole che comunque sono in vigore. Sì, noi siamo tutto sommato abbiamo una media bassa. E io sono contento di questi ragazzi, del gruppo che ho e di quello che ogni domenica mi stanno dando. Poi in questo momento sta girando così, però non posso che fargli ancora i complimenti, perché giocarsela alla pari con la Nocerina non era semplice. Ecco, domenica trasferta importante per voi, bisogna già pensare alla partita, no? Sì, da domani già siamo proiettati per la trasferta di Herculanum. Andiamo a giocarci la nostra partita anche lì. Perfetto, grazie.